Il Cosma risospende in via cautelativa l'attività di cernita delle macerie. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente Marco Graziano Ciurlanti e il direttore generale Giuseppe Giampaoli hanno comunicato ufficialmente che a seguito dei recenti controlli il CDA del Cosmari, in accordo con la direzione aziendale, consapevole di aver sempre gestito le macerie del sisma in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia, ha deciso, alla luce delle contestazioni ipotizzate dalla Procura della Repubblica di Macerata, di sospendere cautelativamente la gestione dei siti di deposito temporaneo di Tolentino e Monte Prandone, con la richiesta al soggetto attuatore del sisma e alla Regione Marche che procedano con la massima urgenza a verificare la conformità e l'adeguatezza delle procedure di gestione fino ad oggi adottate da Cosmari. Ciò comporta la sospensione di tutte le attività di raccolta, trasporto e selezione di macerie del cratere marchigiano. L'attività riprenderà solo ed esclusivamente nel momento in cui saranno chiarite le questioni sollevate. Ma in questo momento ci siamo già mossi, mettendoci in contatto con l'ente, la principale ente che è riferimento per la gestione delle macerie, la Regione, e i suoi uffici tecnici, proprio per poter immediatamente imbastire uno studio, un'analisi, un audit, come tecnicamente si dice, su quelle che sono le attuali procedure utilizzate, su quelli che sono anche i risultati proprio quantitativi che noi abbiamo tracciato fin dall'inizio, per capire se rinforzare o meno le procedure di controllo che noi stiamo comunque attuando fin dall'inizio e senza soluzione di continuità e che abbiamo ritenuto fossero quelle più ideali fino ad oggi, però anche se poi potrebbe anche non venire fuori che questi controlli effettuati dalla Procura risultino essere di fatto, come dire, confermati da una sostanziale aderenza alle procedure, io spero proprio di sì. Una sospensione comunque momentanea? Assolutamente sì, anzi dobbiamo cercare tutti quanti insieme di renderla la più corta possibile, perché dobbiamo comunque fare un servizio alla città, ai cittadini che stanno ancora messi male nei territori colpiti dal sisma, ma poi alle nostre maestranze. Noi in qualche modo stiamo dando lavoro a circa 50, tra i diretti e indiretti, a circa 50 unità lavorative, quindi adesso gli faremo fare qualche giornata di ferie e poi però riteniamo di doverli poi riprenderli al lavoro. Vorrei ribadire qual è stato fino ad oggi l'impegno del Cosmari per lo smaltimento delle macerie in termini di numeri, di investimenti, anche con il soggetto attuatore regione? Beh, allora, come abbiamo detto in conferenza, i numeri a oggi gestiti relativamente alle macerie pubbliche, qui parliamo solo di macerie pubbliche, gestiti da Cosmari sono stati circa 300.000 tonnellate a oggi nella provincia di Macerata. Abbiamo iniziato da 2 mesi la gestione delle macerie nelle province di Fermo e Ascoli Piceno, siamo arrivati a 15.000 tonnellate, siamo un po' più lenti in quei territori perché è più difficile la logistica per arrivare a fare demolizioni e sgomberi in un territorio molto più, come dire, più piccolo, più articolato e poi peraltro anche maggiormente colpito. Io sono stato impressionato dalla vastità, diciamo, dei danni, cioè dalla profondità dei danni più che vastità, in cui alcuni comuni siano stati, cioè alcuni comuni sono scomparsi a Ascoli Piceno, quindi il lavoro è difficile, però stiamo cercando di fare al meglio. Per quanto riguarda gli investimenti, a parte gli investimenti in un'organizzazione appropriata, come dicevo prima, noi abbiamo dovuto rinforzare le nostre file dei dipendenti, dovendo assumere circa una cinquantina di persone, anche perché nella provincia di Ascoli e di Fermo abbiamo in gestione anche la logistica per la raccolta delle macerie, cosa che invece non attuiamo qui in provincia di Macerata perché la diamo in appalto a terzi operatori. E in più investimenti importanti in mezzi per gestire appunto la logistica, l'impianto di lavorazione qui a Tolentino, che peraltro è stato finanziato quasi esclusivamente dalla Regione, però di fatto poi noi l'abbiamo cercato di gestire da un punto di vista, diciamo, della realizzazione, e lo stiamo gestendo, è un impianto da oltre 2 milioni di euro di investimenti, 2 milioni e mezzo, quindi è un bel investimento. Io ritengo che la profusione da parte dell'impegno da parte di tutti i nostri funzionari
quella che va messa in va sottolineata, perché abbiamo dei ragazzi splendidi che lavorano sabati, anche le domeniche a volte, fino a tarda sera, proprio per cercare di portare a casa i migliori risultati possibili e quindi essere fermi per qualsiasi motivo. Io spero che ci facciano ripartire al più presto, ci fa un po' star male. Ancora un dato, quante macerie pubbliche sono ancora rimaste da smaltire ad oggi? Ma io credo che a oggi i numeri fino ad oggi, compresi anche quelli di Picerambiente, che poi ha dovuto lasciare la sua da questa concessione, siamo arrivati a oltre 500.000, oltre mezzo milione di tonnellate di macerie già smaltite. Io credo che dovremmo arrivare intorno al milione ancora di macerie pubbliche da gestire. Non ripartiamo se non ci sarà chiarezza, questo è il messaggio che esce da questa conferenza. Sì, assolutamente sì, guardi, come dicevo prima, noi ci siamo assunti un onere che è importante, che ci hanno chiamato a svolgere un ruolo, siamo un soggetto pubblico, la Regione è un soggetto pubblico, ci hanno chiamato, abbiamo fatto, credo, il nostro meglio. Abbiamo cercato di operare nel rispetto delle normative regionali e soprattutto delle normative del SISMA, perché sono normative molto sofisticate. Credo che, ripeto, non aver commesso, perché ci siamo mossi in questo senso, reati particolari, anzi, ripeto, di aver dato il massimo nella nostra azione, tant'è vero che abbiamo in 2 anni smaltito 300.000 tonnellate di macerie nel Maceratese, adesso in un mese e mezzo 15.000 tonnellate nell'Ascolano e nel Fermano. Ecco, davanti a tutto questo vengono fuori le solite cose, le solite accuse, che non sono tra l'altro circostanziate, perché noi siamo, non abbiamo ancora nulla in mano di questo. Ecco, credo che sia il momento di fare chiarezza per vedere se veramente abbiamo operato bene, e allora andiamo avanti e siamo pronti a ripartire. Se non lo siamo, si alteranno altri provvedimenti. Ci dispiace che questo sia un disagio che stiamo creando alla popolazione, ma non possiamo fare altrimenti. Quali sono oggi le misure contestate con i dati che avete voi? Se io le dico che non lo so, non dico una bugia, non lo sappiamo. Cioè, nel senso che qui è un anno che siamo sotto questa. Un anno fa, a luglio, ci fu notificata una prima visita di marzo del 2018, quindi ecco, parliamo proprio di un anno, da parte di un consulente ormai noto, perché è sempre quello che viene e conosce bene le nostre zone, e della polizia, dei carabinieri forestali. Ecco, passa un anno di fatto, ci ritroviamo giovedì scorso a un ulteriore verbale di ispezione, ma noi da quella siccità, una perizia di un certo consulente del PM, ripeto, il solito dottor Sanna, che noi non conosciamo, oggi i nostri legali lo chiederanno. Ecco, però di quello che si accusa, sì, c'è un capo di imputazione, ma dice che non abbiamo fatto bene la cernita, ma la cernita si fa secondo le normative e secondo quelle che sono le disposizioni di legge, non si fa sulla base di questo l'hai separato, questo no. Ecco, chiediamo che ci sia chiarezza su questo, altrimenti non ha senso andare avanti ed esporre noi, personale e quant'altri, i miei colleghi e i miei collaboratori, anche perché non sono il solo indagato. Ecco, questo oggettivamente non ritengo giusto. E chiarezza da parte di chi, quindi? Noi abbiamo chiesto all'ente, l'autorità competente in questo momento è la Regione, è il soggetto attuatore, anzi del SISMA, che è la Protezione Civile. Tutti gli altri soggetti sono fuori, nel senso che l'ARPAM, l'ASO, cioè sono organi tecnici che la Regione può chiedere. Quindi noi abbiamo chiesto all'autorità competente di fare chiarezza, di vedere se abbiamo operato bene in questi periodi, dobbiamo migliorare qualcosa, se dobbiamo mettere a punto diverse procedure. Fino a che questa chiarezza non c'è, qui non si riparte, perché non ha proprio senso andare avanti in questo modo.